Filippo, ma tu come la fai la caponata? E da questa domanda è nata la nostra storia di amore appunto 4 anni fa, ma ancora non riesco a capire perché non lo sa. Una storia d'amore fatta di sapori intensi e gustosi dissapori. Anche. Lui detesta aglio e cipolla, io invece li adoro. E quindi proviamo a cucinare insieme facendo convivere degli ingredienti che normalmente lui non fa convivere. Anche per il giorno di Pasqua? Un po' un omaggio alla Sicilia, eh? Una ricetta molto sua perché facciamo poi gli anelletti, che è la pasta tipica, però. Nel pranzo di Pasqua è ovvio che ci vuole la ricotta di pecora. Frullo la ricotta, il formaggio stagionato, il finocchietto, acqua di cottura e olio buono. Cioè 20 secondi ed è pronto il condimento, scusa, non ho capito. Il frullatore è il suo totem. Frullatore, cioè è più importante il frullatore di me. Il frullatore praticamente mette un suono sempre d'amore, mentre lei ogni tanto mi rimprovera, capito? E Chiara invece non frulla, quindi usa la cipolla, fa un classico soffritto, però il carciofo per me è Pasqua. Chiudi gli occhi, Filippo. Mazza che puzza, Sì. guardatelo. Questa differenza di età di 23 anni, si Sì. sente in cucina? Io tantissimo. Lei c'ha una cucina più moderna, più Insomma. fighetta. Io invece Ma sono quando molto più mai? praticamente all'antica, capito? La cosa che veramente ci accomuna è l'amore per il cibo, quello sicuramente sì. Per me questo è un momento di puro godimento, soffriggere la Assolutamente. cipolla davanti a Filippo. Sì. La cipolla e l'aglio sono prepotenti come lei. Sono prepotenti se non li sai trattare. Ma qualcosa vi unisce. La convivialità. Noi siamo connessi, esatto. Ride da solo delle cose che dice. Cosa sarà secondo te Filippo a dare tutto questo Il profumo? formaggio. Cioè, pensa È se non avesse buonissimo. avuto la cipolla, Non capisci un niente. po' di succo di limone spremuto. Guarda com'è più fresco. Cioè, pemme. In un attimo è scomparsa anche la cipolla. Appunto. Incredibile. Un mago. Il vostro dolce per Pasqua? Il nostro dolce è il cannolo palermitano, è una cosa succulenta, goduriosa, si mangia con le mani assolutamente. Ci deve essere tanta ricotta, tantissima. E adesso tocca alla donna a impuparlo, ovvero a truccarlo. La ricetta per nutrire l'amore, anche a Pasqua, è comunicare. A volte anche senza parole.